è un connubio di diversi stili di espressione, abbiamo provato di creare questo mondo un pochino a 360 gradi, sia a livello artistico che a livello installazione e anche i capi alla fine. Il mondo di pelami, di pelle, era molto lontano dal nostro brand, perché siamo un brand di maglieria, ma ci affascinava il fatto di lavorare con la pelle in un modo differente. Per esempio, in questo capo abbiamo usato un filato molto particolare realizzato con gli scarti di pelle uniti insieme con un filato di nylon, quindi ha questa mano molto toccandolo capisci che è un materiale che è nuovo. Non è così comune avere questa superficie e questa sensazione tattile. Ci tenevo tantissimo anche per far vedere l'installazione che abbiamo preparato fuori. Il mio brand fa tantissime collaborazioni, quindi questa idea era nata perché noi volevamo riempire la piazza con le forme geometriche. La parte dove le persone possono sedersi è fatto proprio con tutti i materiali di scarto recuperati. Anche in questo caso noi abbiamo usato stesso filato, siamo andati a mischiare con la maglia dando questi effetti anche di taglio vivo. E poi dietro le mie spalle un quadro che è nato all'improvviso usando appunto con tutti gli scarti di pelle, creando questo quadro surreale, diciamo. L'esperienza con Linea Pelle si è aperto un mondo che io personalmente conoscevo da lontano, vedendo solo il lavoro finale, l'oggetto che veniva presentato, la tecnica, tecnologia, diverse tipologie di pellami o diversi tipi di tintura. È un mondo, era a parte, che non è molto, molto diverso da quello di maglieria o tessitura.